Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera, dipende quando guarderete questo video. Ci siamo un attimo ripresi psicologicamente dal trauma dell'esplosione del Creeper, che ci ha aperto simpaticamente nuove possibilità di esplorazione. Io non ce l'ho proprio di scavare qua sotto, perché non c'è una beata minchia, come si suol dire. Rischio solo di morire soffocato dentro la gravel. Allora, tanto dubito che ci siano dei diamanti qua dietro. Se ci sono, chi se ne frega. Perché? Perché abbiamo trovato la bellezza di 5 diamanti, mentre non stavo praticamente facendo un cazzo. Ops. Dove arriva quest'acqua? Così, dove arriva quest'acqua? Ok, capito dove sono. Ok. Perfetto. Allora, dicevamo. Dunque, sono uscito. Cioè, ho recuperato tutta la roba, ma non so. Cioè, nel senso, non ho recuperato tutta la roba. Ho recuperato solo in parte la roba. La redstone non l'ho recuperata tutta. L'ho tipo scavata adesso. Il ferro, il gold, il led, non me ne ricordo più cos'è che avessi avuto. Ho recuperato soltanto di importante i vecchi attrezzi, ma ho perso praticamente tutti i rimanenti picconi. Ho perso, beh, poco male tutta la cobblestone che avevo e ho recuperato ho recuperato la bellezza di 5 diamanti che ho trovato lì in quella frattaglia imboscata. Il problema adesso sta solo ritornare su e fare quello che ho sempre sperato di fare da una vita, ovvero un quarry. Veramente noi siamo morti qua e volevo farvi vedere che qua sotto c'è il lago di lava dove c'è caduta tipo un bel po' di roba dentro. Quindi qua sotto, in questa fessura di dirt che ho chiuso, abbiamo perso un po' di roba. Adesso non so quanto di preciso abbiamo perso, però un pochettino abbiamo perso. Devo solo ricordarmi da che parte si esce, ma penso si esca da di qua, perché mi ispira così. Perché qua c'è del gold, ma non esageriamo. Se ho la sfiga dell'altra volta, di gold ce ne abbiamo, quindi non è che allora dobbiamo andare di qua. Se non moriamo dobbiamo passare con non era di qua, era da un'altra parte. Dobbiamo fare il giro da dove. Ah, ecco, dovevo scendere da di qua perché la dirt l'ho messa io prima per. Aia, figlio di troia. Ci dobbiamo allontanare rapidamente da quel cazzo. Ma che palle, aia. Aia, sto morendo, sono morto, sono morto. Sì! Perfetto. Allora. Ah, rifacciamo. Andiamo a recuperarci la roba. Last dead. Ah, sono anche relativamente vicino. Quindi, dove dovrei scendere io? No. Dovrei tenere passare di qua. 28 metri è l'ultima morte, sì. Oh, sono scemo, non mi sono fatto un piccone. Vabbè, amen. Amen. Ultima morte 20, 21 metri. Dove cazzo sono? Ah, ok. Ho capito dove sono. Recuperiamo il tutto. O quasi. E te voi là.
Allora, spada in prima linea, che adesso mi devo anche fare un'armatura decente, perché sinceramente mi sono un po' rotto le palle di morire ogni 2x3. 6. Dunque, dov'è che devo uscire? Devo uscire da di là. Quindi, devo stare un po' a sinistra, se no mi bruciacchio il culo sulla lava. Corro in avanti sperando che nessun ragno mi segua perché sento dei rumori di ragni. Entro nella mia scalinata e... dov'è che devo mettere? E chiudo qua. No, era grave, cazzo. Vabbè, amen, chiudo così. Però così passano i cosi... vabbè, chi se ne frega. Toh, chiudi te e chiudi... Ciuca! Ciuca! Ok, adesso fa il giro dall'altra parte e mi incula come minimo. Ma noi stiamo tornando amichevolmente in superficie in modo molto pacifico e scenderemo poi successivamente armati. Ma vedi che ha fatto il giro dall'altra parte, sto stronzo. Figlio di buona donna. Aspetta un po', va. Qui urge una pulizia di quelle drastiche. Allora, di lì non passi. Di qua puoi ancora scendere, ma ancora per poco. Ok, qui non scendi, lì non scendi. Ok, dovrebbe essere abbastanza chiuso da non far passare nessun altro. Comunque, dicevamo. Noi saliremo con animo pacifico e successivamente scenderemo con un animo da piantarci giù una strage, perché ormai mi hanno letteralmente rotto i coglioni tutti sti mostri a forza di morire, eh? Nel frattempo facciamo su questi, li buttiamo qua dentro. Allora, cosa possiamo macerare oggi? Cosa offre la ditta? Abbiamo addirittura 10 diamanti. Ma noi ce ne servono 11. Porca. Via, ci siamo capiti. Allora, noi ci servono 11 diamanti per fare il quarry. Perché sono 4, 8 e 3 per il piccone, siamo a quota 11. Quindi, stavo pensando, come ce lo recuperiamo l'ultimo diamante? L'ultimo diamante... ce lo andiamo a recuperare piangendo da qualche parte perché non mi viene in mente niente per adesso. Non mi viene in mente dove posso andare a recuperare un diamante al volo. Un diamante al volo vuol dire scendere di nuovo là sotto. Vuol dire morire di nuovo. E fare un altro episodio in cui muoio non ne ho assolutamente voglia. Quindi, di conseguenza, potrei... Là sotto c'è fin troppa lava. Quindi, essendoci troppa lava per i miei gusti, dato che c'è troppa lava, facciamo che non ci andiamo. Mi suggerisce il mio piccolo cervello. Ma troviamo una via alternativa. E quale sarà la via alternativa? La via alternativa potrebbe essere. Vediamo un po' se c'è un modo alternativo di fare diamond. Allora, diamanti. Come si possono fare? Diamond ore flakes. Smelting, scrap box, redstone furnace, pulver. Ah, il pulverizer, ma devo avere il silk touch, quindi non va bene. Il jukebox. Ah, perché c'è un diamante dentro, giustamente, quindi.
Poi cos'altro? No, sbagliato. Dunque, eravamo arrivati al polvere, al sawmill. Il lacerator. Però serve sempre il diamond ore. Il rock crusher. No, rock crusher ci mette troppo tempo. Il compactor. Lonsdaleite, vabbè, non so cosa sia. E no, non c'è un altro modo per fare diamanti. Perfetto. Una di quelle notizie che ti rallegrano la giornata proprio. Allora, dove possiamo andare a fare del diamante? Qui ufficialmente non ho tanta roba. Ah, devo posare ancora la redstone. Ah, non ho più il posto per la redstone. Perché non ho il posto per la redstone? Perché l'ho riempito col coal. Così, per simpatia, ne mettiamo uno di qua e uno di qua. Dunque, tu vieni qua e tu vai là. Perfetto. Dunque, ho poco e niente dietro. Ho l'iron, questo. Quindi facciamo che faccio due stecchetti. Così mi faccio. Usiamo un po' di cobblestone. Così ci facciamo il picconcello in pietra e riscendiamo a picchiare qualcun altro. Però opterei per un'altra tattica. Non volevo scendere, però io che palle, vabbè. Scendiamo così. Siamo a livello 10. E optiamo per una tecnica diversiva, ovvero evitiamo il contatto diretto. Quindi proseguirei guardando la mappa, farei un dritto per dritto di là, andando verso quello che sembrerebbe il nord, perché magari ritroviamo qualcos'altro. Troviamo della redstone. A me serve un fottutissimo diamante, non chiedo altro, uno, eh? Qui abbiamo del copper e della redstone. Poi, qui andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Ecco, qui c'è del salpeter, credo che andiamo un'altra volta. Intanto mi giro dietro perché non mi piace. Qua abbiamo trovato dell'altra lava. Quindi X. Ok, qui c'è un lago di lava. Quindi devierei di qua. Sperando di non trovare altra lava. Abbiamo trovato della redstone. Che non ce ne facciamo niente. Poi ancora uno dritto, poi qui c'è dell'altra resto di nuovo. LED o LID. No. Ancora dobbiamo scavare. La vedo molto grigia a trovare del diamante. Questo qua è silver. I mortacci tua. Perché sto scavando con quello di... Eccolo qui! Il nostro diamante. Finalmente, dopo tanti anni. Due diamanti, addirittura. Allora, iniziamo a fare la scavatina tecnico-tattica per individuare eventuale lava. Ecco. Abbiamo detto, l'abbiamo trovata. Ok, utilizziamo la cobblestone per pararci leggermente il culo. Grazie. Vediamo un po' di qua cosa c'è. Coal, coal. Di qua se scendo cosa ci offre la ditta? Aspetta, prima mettiamo uno di questi. Ok, sembrerebbe che qua sotto siamo relativamente coperti. Dubbio chiuso. Poi guardiamo dietro.
Altro diamante, perfetto. Sopra, ci sarà mica della lava sopra adesso. E dai. A lato c'è qualcosa? No. Altro lato, altro regalo. Ok, quindi apparentemente siamo a posto. Sotto c'è della bellissima stone. E a meno che non arrivi un creeper, noi abbiamo altri diamanti. E quindi di conseguenza ce la filiamo dritti dritti su di qua. Direi che posso anche uscire di qua, però prima voglio fare una chiusura tattica lì e nel dubbio chiudo anche tatticamente questo angolino. Sento uno slime che mi sta rompendo un po' le palle con l'audio, ma salirò abbastanza velocemente così non mi sventra i timpani. Anche se teoricamente poi in fase di rendering e puttanate varie il splac splac che fa lo slime non dovreste sentirlo voi. Ok, ricordiamo che è notte, quindi col cazzo che esco fuori. Mettiamo a posto questo, mettiamo a posto i diamanti, andiamo addirittura a 14, quindi possiamo non festeggiare di più. Mettiamo ad asciugare la nostra carne marcia. Mettiamo via il pepe. Sì, il pepe, ma sono deficiente. Mettiamo via questo. Poi, cos'è che c'è ancora? L'alluminio, non mi ricordo se era macerabile o meno. Forse no. Eh no, sì, è macerabile, grazie. Quindi ne ho ancora qua dentro di alluminium gravel, alluminium indium. Vabbè, mi sembrava fosse un'altra cosa l'altra volta. Macerati o tu alluminio. Poi la batteria qua è piena perché sta continuando a buttare fuori. Perfetto. Ok, calma e sangue freddo. Non pensavo di fare un query così presto, ma sto per fare un query. Query. Allora, Diamond Gear, Diamond Pickaxe, Gold Gear, Iron Gear. Ok, non devo sbagliare un colpo, altrimenti mi frego da solo, perché ho i cosi contati. Allora, iniziamo da le rotelline in legno. Non ho più legno. Allora, qui 1, 2, 3, 4, 5. A noi ce ne servono più di 5. Con questa qua sono 6, però ce ne servono 7 a noi di rotelline, giusto? Giusto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfetto. Quindi dormiamo, così vado a recuperare gli ultimi pezzettini di legna che mi servono. Cioè, ditemi voi, cioè, mi manca il legno, cioè, neanche mi manca, so, diamante, qualcosa, no, il legno. Abbiamo anche l'iron shovel che lo sfruttiamo subito, tanto devo mangiare di nuovo sta carne marcia. Così faccio su questo blocchetto di ferro. Ok, grazie. Non mi serve tanto il ferro, però, perché un po' già ce l'ho. Ok. Là c'è dell'altra cosa da raccogliere come gravel.
Ed è copper? Ma sì. Ah, qua c'è dell'altro iron. Ma non mi ricordavo aver visto tutti questi giacimenti di gravel iron e di gravel copper. O me li sono sognati l'ultima volta? Allora, una volta avevo un'ascia, ma mi sa che l'ho persa. Tu, ragno, non ti azzardare neanche minimamente ad avvicinarti. Ragno, non rompere le palle. So che sei dietro a quest'albero, ma ti assicuro, non ci provare. Sei bravo nel tuo angolino. Io non ti rompo le scocones. Tu non rompi le scocones a me. Penso che l'abbia capito. Ok, ce la facciamo. Così oggi non me ne frega niente di quanto diventa lunga. Devo assolutamente inaugurare il QR. E lo andrò ad inaugurare di fianco alla Turtle, per simpatia. Ok, tanto che abbiamo di nuovo del estensore. Dunque, iniziamo. Non mi ricordo quanti sono questi. Sono 5, quindi poi qui questo qui è il sesto e il settimo ingranaggio. Ho sminchiato qualcosa, va bene. Allora, tutto questo deve essere macerato nel frattempo. Bonus qua a zero, perfetto. Allora, iron, a me. 49 di iron, a caso proprio, 49. Alluminium ingot. Non so che alluminio sia, però mi piace. Dunque, iron ingot, poi mi serve gold ingot e siamo a posto. Allora. Tutti sti 9 cosi devono diventare di pietra. Poi, solo 3 devono diventare di iron. No, sto dicendo una cazzata. Più di 3 devono diventare di iron. Perché sia quelli in gold che quelli in diamante devono essere passati prima con l'iron. Quindi adesso siamo a finire. Ok, adesso siamo a posto. Poi tutti questi vanno ripassati con il gold. Ok. E gli ultimi due vanno ripassati con il diamante. Ok. 3, 2, 2. Poi ci serve uno di redstone. Grazie. Un piccone in diamante. Se adesso ho sminchiato qualcosa, bestemmio in 3 lingue diverse. Questo. No, scusate, questo è qui in alto, questo è qui in basso. Gold, gold, iron, iron e iron. No! Contrario. Perfetto. Query. Signori, è stato un piacere. Ci vediamo alla prossima. No, sto scherzando. Faccio ancora due pezzettini di coso. Allora, ci facciamo 4 stick che ci mettiamo sopra. No, fanculo. Ok. Ci mettiamo sopra la redstone. Oltre alla redstone, ci mettiamo sopra 3 lapislazzuli, così diventano i famosissimi landmark. E dai landmark, tanto qua cosa abbiamo? Sai di pulverized ferrous, ottimo. Scusate, mi intrattengo un attimo. Mettiamoci anche i diamanti qua insieme, va? Dai, aluminium gravel, mettiamoci dentro il copper.
E siamo a posto. Poi nel frattempo prendiamo Shiny Ingot, questo, questo e questo. Tu hai finito di macerare, tu stai finendo di cuocere. Mettiamoci questi. 3, 2, 1 e 0. Poi ci mettiamo il gold. Perfetto, molto bene, molto molto bene. Ancora uno di iron e questo shiny metal che non me ne ricordo cosa serviva, però sarà sicuramente utile. Poi nel frattempo prendiamo 64 di coal. Prendiamo p-p-p-p-p 64 di coal, prendiamo questi qua, perché sinceramente mi sono alquanto rotto le palle di andare a, boh, messo così a caso, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, perfetto. E lì vanno incrociati qua, no, uno più avanti. Ok, avevo anche del bone meal una volta, o se non ce l'ho me lo creo. Tuk, no, niente, niente, niente. Vaffanculo, niente, niente. Oh, uno, due, niente. Solo te manchi, stronzetto? Hai? Ammazzati allora. Ok, abbatto quello più piccolo che dovrebbe essere questo. Ringraziamo l'albero per averci dato un sapling al primo colpo. E andiamo a fare una cosa bellissima. Ok, devo fare un motore delle balle, per così, per dire così, per dirsi voglia. Il motore delle balle lo facciamo con, allora, ci serve ancora uno, dunque due di quelli ce li abbiamo. Poi ci serve un pistoncino e facciamo ancora una cosa tipo questa. Allora, vediamo un po' se riusciamo a fare quello che volevo. Quindi mi sono due pistoni, quindi sono due di questo. Poi sono due di ferro. Ops, sono quasi tre. Due, due. Mi servono anche due di... No, me ne servono sì due di vetro che non ho, ma facciamo cuocere due di sabbia al volo. Facciamo cuocere due di sabbia e poi mettiamo 56 di cobblestone a macerare, così a caso, eh. Dovrebbe dare la sabbia, perfetto. Due di vetro, grazie. E cosa devo fare? Stavo dicendo, ah sì. Ci serve ancora della cobblestone forse. La prendo da qua, chi se ne frega. No, di qua dovrebbe essere, se non erro, questo qui. Questo 2, 2, track e track. Perfetto. Il vecchissimo e ormai antiquato Stirling Engine che useremo per far funzionare il nostro quarry con 32 e 32 di coal alla testa. E oppure che ci serve anche una leva però. Quindi nel dubbio in cui ci serva una leva, io faccio prima, ne faccio due. Allora, sta diventando notte, quindi dormiamo e andiamo la prossima volta, ma non in un prossimo episodio, direttamente in questo, perché noi facciamo le cose da sbruni, anzi, una stupidata. Prima di andar via,
oltre a cambiare il colore del waypoint, perché questo qua è un waypoint verde, mettiamo tra virgolette casa, perché questa non è una casa, è un buco. Quindi andiamo. Oh, una mela. Penso sia la prima frutta che mangio in questo gioco. Ma non mangio la frutta subito, la mangerò dopo. Dunque, dicevamo 1, 2, 3, 4 lì. 1, 2, 3, 4 qui. Grazie. Ok. Dunque, andiamo nella zona delle turtle. Ah, della turtle. E intanto canticchiamo allegramente. No, intanto salutiamo questa gallina. Ciao gallina, tocchi il tuo uovo. Ce la possiamo fare. Oh, c'è già la lava qua, perfetto. Stavo pensando però, se io faccio una pompa, prendo la lava da qua dentro, la butto dentro a un motore della... Sì, si può fare. Cioè, o meglio, mi sembra si possa. Prendo la lava, la butto dentro a un motore della Thermal Expansion, e dalla Thermal Expansion estraggo i redstone flux. I redstone flux li vado a mettere. I redstone flux li vado a mettere simpaticamente nel quarry. Sì, può funzionare. Allora, dunque, optiamo per un F9, così vediamo i chunk dove iniziano e dove finiscono. Quindi tendenzialmente se io pianto uno qua, poi vado un po' più in giù, ne metto uno qua, magari lo attivo anche così vedo dove sta puntando, ma anche se non mi serve molto, e poi qua ne scavo addirittura due, ne metto uno qua e lo attivo. Dovrebbe esserci il congiungimento del quarto qua, ma non me ne frega assolutamente niente del quarto laser, perché abbiamo già la trigonometria messa ad hoc. Io pianto giusto questo strafototissimo query. Tonk! Recupero i miei landmarks. Uno era anche qua dentro. Metto lo Stirling Engine, uno qua davanti e uno qua di fianco. Abbiamo scoperto che serviva solo una leva, ma chi se ne frega, noi abbiamo un quarry. Abbiamo una turtle che non ha più co coso però. Abbiamo due Stirling Engine. E prima di far partire il tutto, anzi, mi mangio una mela per festeggiare. E prima di far partire il tutto, vado a casuccia a prendermi. Dai, ce la possiamo fare. Corri un attimo, dai, su. Non rallentare proprio adesso, che siamo vicini alla vittoria. Poi là. Ah, magari potrei anche togliere la griglia dei chunk, che ci stavo pensando adesso. Ok, tu vieni con me. Chi se ne frega? Usiamo gli ultimi pezzi di coal. Per andarli a mettere nella nostra turtle. E
E così concludiamo questa simpatica puntata che dovrebbe essere, se non ho fatto errore di registrazione, quindi ci sono tutte le puntate e non ci sono errori di rendering, quindi ho caricato tutte le puntate su YouTube. Tanto lanciamo un uovo nel deserto. Salvo imprevisti. Dovrebbe essere il sesto episodio, e noi nel sesto episodio, cosa che non mi è mai capitato, penso, in nessuna serie, e non è che abbia rushato più di tanto, ma adesso rusho un po' col query. Abbiamo una turtle funzionante, anche se non so ufficialmente come funzioni proprio al 100%. Excavate 16. E buona fortuna. E tu invece hai 32 e 32 e possiamo avviare il query. Tunk. Tunk. Ok, perfetto. Non è il massimo della velocità, però non ci lamentiamo. Anzi, sono fin contento che funzioni. Perfetto, possiamo ammirare. Ma perché c'ho questi bug? Ehi, ferma tutto! Quello è uno spawner di qualcosa. Ed è praticamente qua vicino. Potrebbe essere addirittura qua sotto. Quindi, per non saperne, scusate, facciamo un attimo questa cosa simpatica. Non è simpatica, però mi piace. Levati, grazie. Ok, andiamo benissimo. 1, 2, 3. Tanto ormai adesso troviamo del copper come se non ci fosse un domani. 1, ecco, qui ci inizieranno a spawnare i mob adesso. Non siamo molto armati, però cercheremo di difenderci. Iniziamo con una torcia. Lo spawner so che è qua vicino. Qui c'è un ingresso. Ma perché fa? Sfotte? L'avevo visto qui. Ma soprattutto tu, che cazzo sei? Ma cosa servi? A fare un grinder. Hold and shift for info. Oh, fico. Requires 10 redstone flux. Ah, è un pezzo della thermal? Non lo sapevo. Però serve un diamante. Però io avevo visto uno spawner qua vicino. È un glitch, ok, però. Un po' con la X se si vede qualcosa. Forse è questo di qua. Vediamo un po'. No. Zoom. No, troppo zoom. C'è una cosa di qua. Allora, scusate, ma già che ho beccato un glitch grafico. No, non si fa di qua. O meglio, non mi sembra. O forse sì. Sì, si va proprio di qua.
Eccolo qua, il nostro simpatico spawner. Ciao, scheletro. Merda, è anche uno spawner di scheletro, quindi è particolarmente rompipalle da... Ok, lui mi sta... Vuole picchiarmi, ma non ce la fa. Ce l'ha appena fatta. Adesso io... Scendo e illumino tutto come se non ci fosse un domani. Ok, siete in troppi, io sto morendo. Ciao, è stato un piacere. E dai. Ringraziamo gli scheletri che si stanno picchiando fra di loro. Così mi danno la possibilità di salvarmi il cosiddetto culo. E penso che si siano annientati perché non sento più niente. Ah no, ce n'è ancora uno qua. Salve. Scusi, si fa picchiare, grazie. Buongiorno. Scusi, grazie. Si è fatto amichevolmente picchiare. Ah, ce n'è ancora uno qua. Salve, buongiorno, grazie. Anche te sei morto, perfetto. Tanto io ho recuperato abbastanza vita per scendere a vedere com'è la situazione qua dentro. E pregare che non ce ne siano altri. Tutti morti? Tutti morti, grazie. Cosa abbiamo vinto? Allora, una safarinette che non so che cazzo serva, la canola seed che non lo so, Hazahala Steel Scrap, prendiamoli, un music disc, il C418 che non so cosa serva, un altro steel scrap, music disc, creep, uno è creep e l'altro è mal, come cavolo si pronuncia, e del tin ingot. Invece di qui abbiamo trovato una Builder's Wand, un tin ingot, altre canola seed, altra steel, Logic Matrix Programmer e della Factorization. Non è neanche accumulabile, lo prendo ma non so cosa serva. Poi successivamente recuperiamo le nostre cassette degli attrezzi. Lo spawner lo lascerei qua a crogiolare. E uscirei per andare a vedere come stanno i nostri Quarry e compagni. È notte, quindi sto di nuovo rischiando la pelle. Penso che andrò rapidamente a dormire. Salve, buonanotte! Buonanotte, buonanotte, buonanotte. Ok, lasciamo un attimo che si crogiuolino i creeper al sole. Tanto sento ancora in lontananza che stanno bruciacchiando. Lontananza, insomma, sono a mezzo metro da me. Ok, tutti morti? Grazie. Allora, come a che punto siamo? Ok, il Quarry con molta calma se la sta viaggiando. Poi troveremo il modo, ups, troveremo il modo di potenziarlo. Allora, dunque. Stirling Engine. Butta fuori un MJ tick. Tu idem, temperatura è bassa. Il Quarry se la sta viaggiando abbastanza lentamente, ma pazienza. Qui ho già un po' di sabbia dovuta allo scavaggio. Ma questo è un altro discorso. Dunque, noi abbiamo ufficialmente un Quarry, abbiamo ufficialmente una Turtle che se la sta viaggiando anche abbastanza bene, e forse è più veloce addirittura del Quarry, ma troveremo il modo per potenziare il tutto. E quindi per il momento vi abbandono, prometto di non rushare, non è vero, lo sto già facendo,
E ci vediamo nel prossimo episodio, che non, vi avviso già adesso, non lo registro come faccio di solito uno dietro l'altro perché ho tempo, ma lo farò dopo un bel po' di giorni, perché aspetterò che almeno il Querry e la mia amica Tartle abbiano recuperato un po' di materiali, in modo da rushare. Quindi ci vediamo nel prossimo episodio. Saluti dal Querry. Ciao!